Ancora una storia assurda legata al mondo bancario, quel mondo bancario che ha ricevuto tanti soldi, per esempio, dall'Europa, dalla BCE, ce la racconta Edoardo Di Lorenzo. Ero dentro l'ufficio della banca, mi sono alzata a un certo punto, stavo piangendo perché dicevo ok, è finita. Ho chiesto di andare in bagno. Nel bagno della filiale? Nel bagno della filiale, mi sono chiusa dentro, ho visto una cassetta di pronto soccorso e l'ho aperta e c'era dentro un liquido, non so neanche che cosa. A un certo punto ho detto ok, basta, io non ce la faccio più. E me lo sono bevuto tutto. Lei è un'ex imprenditrice, si chiama Rossella Fidanza. E il tentativo di suicidio che ci sta raccontando è stato causato da una presunta usura applicata da una banca ai prestiti che le servivano per mandare avanti l'azienda. Io mi alzavo alla mattina pensando che non c'era una via, una soluzione, e che l'unica soluzione era morire. L'usura bancaria può essere così feroce da portare le persone alla disperazione, ma finalmente, proprio in questi giorni, qualcosa sta cambiando. 62 persone indagate dalla Procura di Trani per usura bancaria continuata e aggravata avrebbero applicato tassi troppo alti nei finanziamenti ad alcuni imprenditori, tra loro alcuni dirigenti attuali e del passato di istituti di credito come BNL, Unicredit, Monte dei Paschi e Banca Popolare di Bari, coinvolti per mancato controllo anche i vertici della Banca d'Italia, in primo piano l'ex ministro Sacco Magni e l'ex capo della vigilanza Anna Maria Tarantola. Dunque, la Procura di Trani ha concluso le indagini a carico di alcuni dei maggiori gruppi bancari italiani e dei loro attuali ed ex dirigenti. L'accusa è di usura bancaria e presto, per ognuno di loro, potrebbe arrivare il rinvio a giudizio. Secondo il PM di Trani, Michele Ruggero, i tassi usurari applicati dalle banche ad alcuni imprenditori di Barletta avrebbero fatto guadagnare illegittimamente 15.000 euro a Unicredit, MPS 27.000 euro, BNL addirittura 53.000 euro. Quindi, secondo la Procura di Trani, queste tre banche avrebbero lucrato per 95.000 euro, e questo solo per quel che riguarda l'inchiesta che vi stiamo raccontando. Tra le 62 persone alle quali è stato notificato l'avviso di chiusura indagini ci sono Alessandro Profumo, presidente del Monte dei Paschi, indagato anche a Bari per bancarotta e già rinviato a giudizio per frode. Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit, anche lui già indagato dalla Procura di Bari per bancarotta. E ancora Anna Maria Tarantola, attuale presidente della RAI ed ex capo della vigilanza di Banca Italia. Luigi Abete, presidente del CDA della Banca Nazionale del Lavoro. Fabrizio Saccomanni, ex ministro del governo Letta ed ex direttore generale di Banca Italia. E dulcis in fundo, Giuseppe Mussari, ex presidente dell'ABI e attore principale dello scandalo MPS. Ma torniamo da Rossella. Lei, come gli imprenditori di Barletta che hanno fatto partire l'inchiesta della Procura di Trani, ha vissuto sulla propria pelle che cosa significhi l'usura bancaria. Hai quel momento in cui dici basta, non ce la faccio più, lottare per che cosa ancora? Sembra che ogni cosa che tu faccia comunque non va mai bene. Loro ti minacciano, ti fanno sentire realmente un delinquente, tu non hai fatto niente. Rossella Fidanza, dal 94, aveva un salone di automobili in società con il fratello. Ma la sua azienda è fallita a causa della richiesta di rientro da parte di una banca, in soli 5 giorni, da un fido di 77.000 euro più gli interessi. Naturalmente lei tutti questi soldi, in così poco tempo, non li può pagare. E oltretutto fa fare una perizia che riscontra usura sul fido per ben 200.000 euro. Così ha denunciato penalmente questa banca e tutte le altre con cui lavorava. Secondo la perizia, il totale dell'usura riscontrata in 6 istituti di credito ammonta a circa 800.000 euro. Ci imponevano la firma di piani di rientro con tassi all'11% trimestrali. Le banche pretendevano che noi firmassimo dei piani di rientro senza neanche sapere le condizioni che ci applicavano, e noi ci siamo chiaramente rifiutati.
Noi in banca a chiedere spiegazioni ci siamo andati e sentite qual è il risultato. Com'è possibile che le banche continuino a fare questo tipo di usura? Oltretutto a Trani adesso c'è l'inchiesta, probabilmente verranno rinviate a giudizio i vertici delle banche, insomma... Secondo lei, da direttore, com'è possibile che ancora queste cose succedano? Non succedono. E come non succedono? Non succedono. Beh certo, infatti penso che il procuratore di Trani sia un imbecille se decida poi di rimandare, di fare un'inchiesta del genere. Evidentemente qualcosa c'è. In banca non si fa usura? No. No. Non è usura, non si fa usura. Il Tribunale di Padova che ha messo in atto una sentenza della Cassazione sull'usura contrattualizzata e quindi ha bloccato la messa all'asta di una casa proprio perché ha verificato usura. Quando uno non sa più cosa fare, oggi purtroppo fa la denuncia per usura sulla base di nulla. Quante condanne ha visto lei per usura? Perché le banche vanno in sala giudiziale? Perché non hanno il coraggio di andare a giudizio? Che vadano a giudizio e poi vediamo quante condanne ci sono. Abbiano il coraggio di presentarsi. Solo che invece cosa fanno? Invece cercano il patteggiamento. Basta che non mi denunciate. Non arriviamo in giudizio, ci mettiamo d'accordo. Insomma, una transazione. Una transazione. Certo. Tu passi da essere un cliente modello per la banca, il giorno dopo sei un delinquente. Ma sei la stessa persona. Non hai cambiato niente.